Vittoria doveva essere e vittoria è stata. È grande la festa al comunale di Morrodoro per la Sant'Egidiese che dopo 9 anni torna in eccellenza e lo fa battendo il Milano, ormai retrocesso in prima categoria. Risultato che arriva al termine di un percorso lungo ma nel quale la formazione vibratiana ha messo in campo qualità, voglia e carattere, dimostrando grande costanza per tutto l'arco della stagione, al fine di raggiungere l'obiettivo, centrato oggi con 2 giornate d'anticipo, al cospetto di un tifo da pelle d'oca. Passiamo agli highlights del match. Dopo 2 minuti ci prova Di Blaso con un destro dal limite, Cerasi si tuffa e blocca. La Sant fa la partita, ma all'11° Riccitelli lancia per Ferri, Donateo è bravo a respingere. Al 15° arriva l'inaspettato vantaggio del Milano con Damizia che calcia da posizione siderale e beffa Donateo. Reagisce la Sant'Egidiese e fino al primo tempo è monologo. Al 18° il signor Scaramella di Teramo annulla il primo dei 3 gol non convalidati del corso del primo tempo. Cross dalla destra di Petronio, De Angelis in corna in sacca ma è fuori gioco. 3 minuti dopo, altra rete annullata, ancora De Angelis che raccoglie un cross dalla sinistra e ancora offside. La Sant'Egidiese non si arrende, alla mezz'ora Gagliardi dal limite non trova il bersaglio. Al 38° altra rete vibratiana, altro annullamento. Stavolta Di Blasio in sacca da posizione ravvicinata, ma il signor Scaramella ravvisa una carica sull'estremo di casa Cerasi. Al 40° De Angelis raccoglie un cross confezionato dalla sinistra, ma trova solo il corner. Sul finire di primo tempo Di Giorgio porta il risultato in parità con un tiro potente e preciso, che si insacca sotto la traversa. Nulla da fare per Cerasi, si va a riposo sull'1-1. La ripresa si apre con il calcio di rigore che decide la sfida. Di Blasio viene atterrato appena dentro l'area di rigore, per Scaramella e penalty. Dal dischetto si presenta De Angelis, Cerasi intuisce ma non può nulla, 2-1. Al 9° Di Blasio prova a sorprendere Cerasi, tiro debole, pallone bloccato senza problemi. Qualche minuto dopo, punizione dalla 3/4, battuta da Petronio. Una sponda favorisce Stacchiotti che non trova la porta. Prova il forcing finale il Milano, ma solo Damizia riesce ad impensierire Donateo, con una conclusione da distanza siderale che sfiora la traversa. Termina così dunque, con la Sant'Egidiese che festeggia la vittoria del campionato e il meritato ritorno nella massima serie regionale. Una gara molto molto tirata, complimenti alla Sant'Egidiese che vince il campionato, ma devo fare i complimenti anche al Milano Calcio che non ha demeritato, ha combattuto alla pari e soprattutto approfitto per spuntare una lancia nei confronti delle squadre dilettantistiche, perché noi oggi siamo venuti a giocare una partita importante a Morrodoro. Questa gara poteva essere giocata a Milano se avesse avuto l'impianto idoneo e questa festa che i cittadini di Sant'Egidio stanno facendo qui poteva essere fatta a Milano. Purtroppo, anche grazie all'amministrazione e agli assessori del Comune di Teramo, dopo 3 anni il Milano ancora va giocando fuori dalle mura amiche. E questo ci duole perché per fare questa gara noi oggi abbiamo dovuto pagare 600 euro. Quindi oltre al danno organizzativo, al danno fatto ai nostri tifosi, perché i teramani e i milanesi che vivono a Teramo o a Milano non sono venuti a vedere la partita, e invece l'ordine pubblico detta i tempi e le modalità per le gare anche dei dilettanti. Questo non va bene, vuol dire che qualcosa non funziona e va rivisto, perché noi non possiamo rinunciare a uno spettacolo come quello di oggi solo perché delle tifoserie organizzate che non si piacciono, uso questo eufemismo, impediscono poi alle società di poter far giocare i propri ragazzi di fronte al pubblico amico. Quindi auguri di nuovo e complimenti alla Sant'Egidiese. E il Milano tornerà in prima categoria perché oggi giocavano la prima contro l'ultima. Penso che abbiamo fatto anche bella figura, abbiamo giocato con 8 fuoriquota, con 8 juniores, e questa cosa ci fa sperare e guardare bene per il futuro del Milano Calcio. Grazie di nuovo. Sì, ma è una grande emozione perché Sant'Egidio merita sicuramente di almeno l'eccellenza. E poi vincere è sempre una bella cosa, soprattutto un campionato entusiasmante. Fino adesso siamo imbattuti, è una grande soddisfazione. Faccio i complimenti al Milano perché hanno onorato veramente l'impegno e faccio anche i complimenti alla nostra antagonista, perché sono complimenti sinceri, perché il Fontanelle ha fatto un grande campionato come noi. Noi siamo stati più bravi e quindi nel calcio vince la prima, ma sicuramente bisogna fare anche i complimenti a loro che hanno fatto un grande campionato.